tra le colline del Beneventano, presso la masseria Fontana dei Fieri, delizioso agriturismo immerso nella natura, che incontriamo lo chef, poeta, narratore errante Emilio Pompeo. Un artista che trasforma le cucine in laboratori dell'arte, dove riesce a fondere sapori, odori, colori e magiche atmosfere narrative. E che risuonassero in un'unica abilità, che è questa proprio essenza che l'arte racconta. Questa grande semplicità, per fare un accordo abbiamo bisogno di una prima, di una terza, di una quinta, di una settima, tutti elementi che compongono questa armonia. La cucina per me è questo, quindi quando ho visto Van Gogh, ho pensato, quando ho visto Caravaggio, ho pensato di immaginare che con le lenticchie potessi fare il primo direttore di fotografia della storia, che è stato Caravaggio. Quindi ho usato questo pombo per raccontare. Ho detto, cavolo, ma guarda, stavo dicendo la parolaccia, che bella la cucina. Ma non mi bastava, e allora ho deciso di andarmene qualche tempo in mezzo al mare, con una barca. Eravamo in due, abbiamo fatto 6 mesi di navigazione. E in questi 6 mesi, siccome ci mancavano le radici, perché in acqua le profondità sono tali che tu le radici non le hai, e allora le suggestioni affabulanti, capaci di così di riportarmi a casa, mi raccontavano delle cose, e ogni volta che scendevamo in un porto io prendevo una cucina e cominciavo a cucinare. La gente veniva, pagava qualcosa, questo in Croazia, in Grecia, e ci hanno cucinato pure ai nonati. Questa cosa è stata bellissima. Il mio amico suonava il contrabbasso e faceva beatbox, cioè faceva una sorta di suono di batterie con la voce. Questo rendeva i piatti più intensi. Allora ecco, io quando lavoro faccio una sorta di posteggio dove racconto le poesie e le storie che in qualche modo hanno animato il mio viaggio. E ce n'è una in particolare che... più o meno fa così. Tutti a tavola, è quasi pronto! Era quel quasi da farmi godere. Con occhi chiusi e bocca piena. Questo io me lo ricordo. Il pane color del grano lo spezzavo con le mani. E inzuppato nel tegame e rosso fuoco profumava. Di nascosto nella bocca e degli occhi di mia madre che contenta mi guardava senza sapere di. Grande festa a casa nostra la domenica soprattutto. Io passavo giù nella corteglia tra compagna, fasullo, friarella. Quando il ragù era pronto, ti avvisava col rumore. Stavi piano, diceva mamma, fuori, zita, usciva e ci chiamava. Un reggimento sgangherato pigliavamo posto e poi posate. Mio padre per primo assaggiava, deputava, si fermava. Senza affanno, sospirava. E un zucchero, questo ragù. Nesi, roba buona. Allora io, mio fratello, mia sorella, zia Filomena, suonavamo una sinfonia. A cascata scendeva il formaggio, mio padre ci guardava e diceva, uè, piano piano, non facciate la marcia. Questo sì, miei cari amici, per me è un immenso piacere a cui non voglio, non posso e non so rinunciare. E come chef errante, di porto in porto, di mare in mare, io con Raul la già sentì peppiare. Grazie. L'ultima cosa, basta un minuto. Io volevo ringraziare Alfonsina. Io volevo, ragazzi, io quando ho pensato a questo posto, la somma, vi dico una cosa e poi ho finito. Quando ho pensato a questo posto e mi hanno detto quali fossero le sensazioni, io ho scritto, mi piace, mi sento a casa. Questo sono loro, una grande famiglia. Alfonsina, Costantino, Fabrizio e Francesco. Grazie.